prima di cogliere il suggerimento, però Luca Lucarelli a me piacerebbe fare un altro tipo di ragionamento, vale a dire, noi adesso stiamo parlando di quello che fa il lavoratore, però dall'altra il passaggio interessante è capire perché l'azienda cerca flessibilità, perché se è vero, come dati dimostrano, che la flessibilità non garantisce un aumento di produttività, perché a questo punto l'azienda va in quella direzione? Ci facciamo il convitato di pietra, in modo che riusciamo ad addentrarci un po' nel tema e capire magari le diverse angolature per poi dopo arrivare a cercare di dare una sintesi e non dimenticare il tuo spunto. Però. Grazie innanzitutto dell'invito. Apprezzo molto questa iniziativa perché comunque l'eterogeneità della platea rende magari il discorso, almeno si cerca di renderlo in qualche modo più prezioso e più utile anche a un ragionamento collettivo che possiamo portare avanti. A questo punto sono già nati degli spunti importanti di riflessione. Il primo, e poi passo alla domanda vera e propria, ma ci tenevo a precisarlo, è questo. Effettivamente notiamo subito che la categoria strettamente giuridica della flessibilità, dei contratti di lavoro flessibili, in qualche modo è lontana dalla realtà sociale di quella che è la condizione di precarietà di molti lavoratori. Per intenderci, se ragioniamo strettamente con le categorie giuridiche, dovremmo stabilire una differenza sostanziale tra i contratti flessibili, che sono tali perché non sono i normali contratti subordinati a tempo indeterminato, tempo pieno. Facendo così, però, arriviamo anche a dei paradossi, semplificando in questa maniera. E purtroppo spesso si è visto che anche il legislatore ha semplificato in questa maniera. Quali paradossi? Ne faccio uno, così ci capiamo subito. Se ragioniamo in termini giuridici in maniera veramente stretta, ci troviamo che la condizione, ad esempio, non giusto perché è un nome conosciuto, ma Corrado Passera come manager, quelle condizioni è una condizione precaria, ok? L'artigiano magari in situazioni di monocommittenza con un'azienda che minaccia magari giornalmente di delocalizzare non lo è, quindi ci troviamo in questi paradossi, quindi bisogna realmente avere una concezione sociale di quella che è la precarietà. Dal punto di vista di quelli che possono essere i datori di lavoro, o tecnicamente spesso, purtroppo, mascherati da committenti di una prestazione occasionale o autonoma addirittura. Spesso, soprattutto sul fronte dei datori di lavoro, vediamo che la discussione viene sistematicamente spostata in quella che possiamo definire flessibilità in uscita, ossia si preme sull'esigenza del datore di lavoro di poter recedere a un contratto più liberamente di quello che la legislazione permette. I dati ci dicono che in realtà negli anni passati i licenziamenti sono rappresentano il 10%, cioè di lì, delle cause di risoluzione dei contratti. Tutti gli altri sono contratti che vanno a cessare che sono a tempo determinato a maggior parte, o sono ad esempio contratti di apprendistato che non vengono riconfermati alla fine del periodo formativo, se c'è, sempre messo che la formazione ci sia veramente, oppure sia certificata ma non ci sia comunque, come purtroppo alcuni ci provano, insomma. Quindi sicuramente questa esigenza di flessibilità in uscita io sinceramente non la reputo così determinante nelle scelte aziendali, cioè un'azienda secondo me veramente seria e non dissestata economicamente, obiettivamente anche nella mia modesta esperienza personale, l'ultima cosa che mi chiede prima di assumere è come fare un giorno per poter recedere al contratto. Detto questo, perché quindi c'è tutta questa forma? Innanzitutto semplicemente come la risposta più semplice, perché c'è la possibilità di farlo, ossia un datore di lavoro che può assumere a tempo determinato si sente più sicuro perché
magari il rapporto a tempo determinato lo considera un periodo di prova allungato, per cui può farlo, e a maggior ragione dopo la riforma Fornero, che da una parte ha ribadito anche i lavori preparatori del decreto, che il contratto dominante però a tempo determinato, dall'altra ha liberalizzato due tipi di contratti che secondo me sono molto delicati, e lì bisogna davvero vedere come le possibili ombre, insomma. Uno è il contratto a tempo determinato senza causa, tra l'altro prorogabile comunque fino a 12 mesi, e l'altro, e qui davvero è considerata una questione molto delicata, è l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio, quello che intendoci pagato con i voucher, quello che ho le poste con i buoni cartacei o tramite il postpay, che addirittura è stato universalizzato fino a 2000 euro netti in un anno civile. Adesso è possibile retribuire un lavoratore senza che ci sia un vero contratto di lavoro di qualunque genere, e senza un accordo quindi scritto sull'orario, sul pagamento e tutto, quindi ci sono delle possibilità. Quindi spesso il datore, l'azienda viene anche, lo fa perché gli è data la possibilità, non, certamente non, se fossero più stringenti a mio avviso non scapperebbero via o si strapperebbero le vesti, insomma. Quello che chiedono le aziende, visto perché la situazione economica, i mercati funzionano così ormai, non so più i mercati di 30 anni fa, è una maggiore flessibilità funzionale, ossia interna al rapporto di lavoro, ossia che possa in qualche modo sostenere il lavoratore e l'azienda in momenti di crisi e momenti di sospensione della prestazione. Qui concludo solo con un aspetto critico, secondo me, ossia che questa possibilità di flessibilità funzionale all'interno di un rapporto di lavoro si scontra con delle normative che spesso non sappiamo spiegare. Io non so spiegare ai datori, e credo che ho difficoltà anche a spiegarlo ai dipendenti quando andiamo a fare le assemblee come parte datoriale, logicamente, ossia il perché, non so, un'impresa industriale posso accedere a un trattamento di cassa integrazione di qualunque genere, un'impresa che fa servizi con magari 60 dipendenti invece mi sono preclusi accessi a determinati ammortizzatori. Quindi non c'è una copertura universale dei lavoratori, e questo, come logica, come razza della legge attualmente, posso andare a vedere le radici storiche di questa normativa, ma faccio fatica a trovare una spiegazione attuale, insomma.